Ben ritrovati in diretta su Cusano Italia TV, canale 264 del Digitale Terrestre, edizione speciale di questo telegiornale perché in primo piano c'è la decisione dell'AIFA di sospendere in via precauzionale l'utilizzo del vaccino AstraZeneca, una decisione che arriva dopo oltretutto un passo in avanti in questo senso anche della Germania e anche della stessa Francia. Lo stiamo vedendo, secondo la grafica fornita dal Ministero della Salute, la Regione Lazio, l'AIFA sospende in via precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, l'Agenzia quindi europea del farmaco, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghe decisioni prese da Francia e Germania. Noi oggi ne parliamo in collegamento Skype in questa edizione speciale il nostro direttore Gianluca Fabi. Buonasera Roberta, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, non solo una decisione italiana, anche Germania e Francia hanno deciso di sospendere le iniezioni del vaccino in forma precauzionale. Erano arrivate ovviamente delle rassicurazioni e continuano ad arrivare da parte dell'AIFA che aveva detto che non c'erano ovviamente connessioni con il vaccino, continuo a dirlo, però è stata presa questa decisione proprio per fornire, credo, un'adeguata risposta ai cittadini che erano molto, molto preoccupati. La dicitura esatta da parte dell'AIFA è questa: decisione presa per cautela e per mantenere la fiducia nel vaccino. Dobbiamo dare ai nostri esperti il tempo di verificare i nuovi casi. E quindi questa è la situazione. Assolutamente, infatti lo ricordiamo, direttore, ulteriori approfondimenti sono in corso, l'ha proprio annunciato nel comunicato lo stesso AIFA, in coordinamento infatti con EMA e con altri paesi europei valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati, lo ricordiamo, direttore, gli eventi anche che ci sono stati naturalmente di cronaca in questi ultimi tempi, in Sicilia lo stesso, ci sono stati diversi decessi. È anche vero che gli stessi esperti però hanno ribadito in questi ultimi tempi che l'AstraZeneca fino adesso ha dato 15 trombosi e 22 embolie su 17 milioni di vaccinati. Insomma, ancora è eccessivo magari ecco, andare a parlare di un campione così tanto ampio, però giustamente a livello precauzionale si stanno prendendo tutte, insomma, come si suol dire, le precauzioni. Noi siamo in attesa, direttore, del collegamento con diversi ospiti, da una parte insomma il professor Fabrizio Pregliasco, chiedo alla regia se è arrivato, allora ci colleghiamo insomma anche con lui, direttore. Certo, lo salutiamo e lo ringraziamo sempre per la Benvenuto. disponibilità. Un piacere, eccomi qua. Benvenuto, professore. Insomma, una notizia che magari da una parte potevamo attenderci. Che cosa sta succedendo riguardo al vaccino AstraZeneca? Ce lo spieghi? Ma allora, innanzitutto piccolissimi numeri di casi di embolia polmonare o praticamente di trombosi venosa profonda, quindi forme di tromboflebiti. Ad oggi non considerate collegate come causa-effetto, ma temporalmente vicine. In Germania alcuni dati un po' più preoccupanti in termini numerici dall'11 al 15 marzo, quindi proprio rispetto alle dichiarazioni iniziali che dicevano sostanzialmente che fino ad allora erano stati 15 casi di trombosi venosa e 22 di embolia polmonare. Hanno fatto scattare un meccanismo che a seguito poi di consultazioni, ritengo, con l'Italia e la Francia, hanno fatto decidere di sospendere precauzionalmente. Io credo che a questo punto sia meglio perché con queste voci che si sono rincorse, con questi dubbi, è chiaro che soprattutto i vaccinandi con AstraZeneca hanno cominciato anche molti a scappar via, a avere dei dubbi, a avere un po' di paura. E ovviamente una campagna vaccinale fatta con la paura non è sicuramente utile, anche se io temo che questo stop,
darà, come dire, una batosta al vaccino AstraZeneca, alla campagna vaccinale complessiva e speriamo che possano esserci rassicurazioni in breve tempo. L'EMA ha evidenziato per il 18, quindi per fra 3 giorni, 2 giorni, insomma, una riunione per definire e fare il punto sulla situazione. Quindi credo a questo punto meglio questo ritiro precauzionale che dei tiramolla rispetto appunto Professore, alla. bisogna vedere anche perché adesso l'AIFA ha appena annunciato che comunque ci sarà, sono al vaglio delle ipotesi e delle modalità, soprattutto per chi di prosecuzione, per chi una prima dose del vaccino AstraZeneca lo ha già ricevuto. Ecco, cosa potrebbe succedere a chi ha già ricevuto, per esempio, la prima dose? Ma intanto, tra virgolette, per fortuna sappiamo che sono 12 le settimane che devono passare e sappiamo anche, l'Inghilterra ce lo ha insegnato, che una singola dose comunque è efficace. E quindi io credo che dovremo prendere delle decisioni nel prossimo futuro. Potrebbe essere che si lascia una singola dose come in Inghilterra o comunque si preveda con un ritardo, come per tante altre vaccinazioni è previsto, di esecuzione della dose di richiamo. Direttore. Sì, stavo ascoltando, insomma, il professor Pregliasco con attenzione perché in questo momento, professore, comprenderà che si aggiunge, come dire, un senso di smarrimento che già c'era prima con questi casi di cronaca che venivano riportati, io credo anche doverosamente, e adesso questa decisione che serve. Probabilmente, professore, a fare maggiore chiarezza, perché se si liquidava questa storia semplicemente con una pacca sulle spalle ai cittadini italiani per dirgli non vi preoccupate, andate a vaccinare, non c'è connessione, di trombosi si muore tutti i giorni, forse non sarebbe stato sufficiente. Evidentemente ci si è resi conto che c'è stato un contraccolpo psicologico che cominciava a serpeggiare. Un po' di malumore che comportava anche delle disdette, in Toscana 4.000 disdette per quanto riguarda il vaccino, probabilmente si è deciso di fermarsi un attimo, ragionare con tutti gli esperti e poi promulgare una, come dire, una comunicazione ufficiale più circostanziata da rivolgere a tutti i cittadini europei. Probabilmente è questo il senso di questa operazione, professore. Io ritengo che questa deve essere la comunicazione rasserenante, tranquillizzante, che conferma, diciamo così, l'aspetto precauzionale di questa decisione proprio per far sì che ci sia serenità nell'approccio vaccinale, perché dubbi serpeggianti rovinano l'adesione. Concordo assolutamente con lei in questa interpretazione, questa, diciamo, scelta che le autorità regolatorie hanno voluto fare. Professore, noi la dobbiamo salutare, a breve avremo insomma in collegamento un altro intervento, la ringraziamo comunque insomma ancora una volta per essere stato con noi. Direttore, Buona serata a tutti, è un piacere. in Grazie. attesa dell'altro ospite andiamo un attimo a vedere anche i dati però del coronavirus di oggi, sono appena arrivati, battuti proprio dalle agenzie. Sono 15.627 nuovi casi di SARS-CoV-2 registrati in Italia, a fronte, lo stiamo vedendo, di 179.015 appunto, tamponi effettuati. Il tasso di positività si sta attestando nella giornata di oggi all'8,5%. Considerate che nella giornata di domenica era sul 7,8%, quindi comunque il tasso di positività sembra che stia crescendo. È in aumento. Nelle ultime 24 ore i decessi, andando a vedere lo score naturalmente della grafica, sono stati 354 per un totale di 102.499 dall'inizio appunto della stessa pandemia. Aumentano Certo. intanto però di 75 unità anche le terapie intensive. Insomma, direttore, abbiamo ormai quella che si era prospettata da tempo, una terza ondata quasi palpabile anche a livello proprio degli stessi dati. E bisogna imprimere una necessaria accelerazione quindi al piano vaccinale. Insomma, questa notizia non ci voleva effettivamente. No, non ci voleva anche perché appunto il piano vaccinale adesso, insomma, non sarebbe partito immediatamente come ci aveva annunciato il generale Figliuolo, ma a metà aprile, perché intanto devono arrivare le dosi, altrimenti spariamo a salve. Il problema è che intanto nelle regioni era in corso una campagna di vaccinazione. Per quanto riguarda
la nostra regione, la regione da dove stiamo trasmettendo, per esempio, i comunicati che stanno arrivando proprio in questi minuti da parte della regione Lazio mostrano un po' di preoccupazioni. D'Amato, l'assessore alla sanità, dice: l'EMA si riunisca subito, invio di oltre 7.000 sms di sospensione per i prenotati di domani. L'appello dell'assessore D'Amato è questo: l'EMA si riunisca subito per chiarire definitivamente questa situazione sul vaccino AstraZeneca. Aspettare giorni potrebbe rappresentare il fallimento dell'Europa in questa campagna vaccinale. Stanno per essere inviati oltre 7.000 sms di sospensione per le persone prenotate nel Lazio nella giornata di domani con il vaccino AstraZeneca. Tra l'altro, appunto, avete sentito, il professor Pregliasco ci ha dato una notizia: l'EMA si riunirà il 18. Anche qui io non lo so, per carità, non voglio contestare i tecnici, perché sicuramente ce ne vorranno, però si poteva pure magari provare a far prima questa riunione. Evidentemente vogliono aspettare delle risultanze, quindi dobbiamo stare sospesi fino a giovedì 18. Intanto facciamo un attimo ancora un po' di chiarezza, perché in questo caso abbiamo in collegamento direttore anche il segretario Palermo, Carlo Palermo, che ci ha raggiunto in questo momento. Buonasera. Allora, io volevo un attimo riepilogare la situazione, perché l'unica cosa è non creare scompiglio e confusione nei nostri telespettatori. Allora, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che è l'AIFA, ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Questa decisione è stata presa anche dalla Germania e dalla Francia. Poi l'EMA ha emesso una nota, che leggo dall'agenzia ANSA: il rapporto tra benefici e rischi per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca è considerato positivo e non vediamo alcun problema nel proseguire le vaccinazioni utilizzando questo vaccino. Questo lo dice Marco Cavalleri, che è responsabile per la strategia vaccinale dell'EMA. Stiamo esaminando i dati e gli eventi letali riportati per tentare di capire se ci sono dei cluster specifici di casi legati a certi tipi di patologie o allo status medico dei soggetti, sottolineando che finora non vi sono evidenze che dimostrino un rischio emergente che influenzi il rapporto benefici-rischi. Chiedo al dottor Palermo, quello che lascia magari un po' sconcertato il cittadino, dottor Palermo, è che noi ci aspettavamo come cittadini che tutti i controlli fossero stati fatti prima. Cosa ci sta dicendo l'EMA rispetto a questi controlli specifici? Cioè, cosa può essere sfuggito in una fase di pronunciamento preliminare che ha portato all'immissione nel mercato del vaccino AstraZeneca? La domanda è molto, come dire, importante, in considerazione anche di quanto ha appena comunicato l'EMA, perché si sta parlando qui di cluster specifici, di situazioni particolari, quindi della correlazione tra magari situazioni di predisposizione genetica alla trombosi, va bene, e inoculazione del vaccino. Non siamo su situazioni assolutamente rare, perché se noi facciamo una valutazione in base ai dati statistici che abbiamo, siamo di fronte a casi di trombosi in generale assolutamente rare. Addirittura i dati degli inglesi ci dicono che la popolazione che è stata sottoposta al vaccino ha una incidenza di eventi trombotici inferiore a quella attesa nella popolazione generale, ed è bene averli chiari questi numeri, perché qui stiamo parlando di malattie che hanno un'incidenza elevatissima. Lei consideri che in Italia abbiamo 60.000 casi di tromboembolia venosa all'anno, abbiamo 120.000 casi di infarto miocardico all'anno, abbiamo qualcosa come 90-100.000 casi di ictus cerebri all'anno.
Cioè, se noi rapportiamo questi casi al dato giornaliero, noi abbiamo complessivamente le tre malattie che ho indicato, noi abbiamo 750 casi al giorno. Lei capisce che nel momento in cui effettua una vaccinazione, se si prendono per buoni i dati del generale Figliuolo, noi dovremo somministrare da qui a tutta l'estate, quindi dal 21 di settembre, perché il 21 settembre che scade l'estate, qualcosa come 80 milioni di dosi di vaccino. Lei capisce che la possibilità che un evento trombotico avvenga dopo la somministrazione del vaccino è una certezza. Guardi, questa sottolineatura però è estremamente importante, perché ci dobbiamo preparare e organizzare, il governo ci dovrà dire pure come dal punto di vista della comunicazione, che diventa fondamentale. Esatto. Lei ci sta dicendo una cosa fondamentale. Se parte come deve partire, come ci auguriamo che parta, la campagna di vaccinazione che vuole Figliuolo, il commissario straordinario, il dottor Palermo ci sta dicendo che siccome purtroppo si muore, diciamo, di questi eventi, certo, se poi cominciamo a fare una correlazione tra il numero dei vaccinati, che saranno sempre di più, e questi eventi che purtroppo nella vita di tutti i giorni capitano, ma che non meritano la cronaca perché non vengono connessi ai vaccini, se noi li cominciamo a mettere in correlazione, c'è il rischio, dottor Palermo, che ci dobbiamo fermare ogni settimana praticamente. Ogni settimana. Intanto noi abbiamo già una conseguenza sotto il discorso, però sì, ma è così, esattamente così, voglio dire, sono eventi di cui bisogna sempre e in ogni caso verificare il nesso di causalità. Questo è il dato che bisogna indagare in tutti i modi, e lo deve fare anche la magistratura, perché altrimenti noi avremo centinaia e centinaia di medici, come è successo, o infermieri, come è successo per il caso doloroso del militare di siciliano a Siracusa, che vengono iscritti automaticamente nel registro degli indagati. Insomma, siamo in un contesto veramente problematico. Noi abbiamo la necessità di vaccinare gli italiani e di raggiungere rapidamente la cosiddetta immunità di gregge, se vogliamo realmente uscire dalla catastrofe in cui siamo piombati con la diffusione dell'epidemia. Ma nello stesso tempo bisogna essere estremamente cauti nell'associare effetti collaterali alla vaccinazione, soprattutto quando siamo di fronte a patologie che hanno anche un forte impatto emotivo. Stiamo parlando di embolia polmonare, di infarto miocardico acuto e di ictus, e le tre maggiori patologie nel campo cardiovascolare. E allora queste associazioni devono essere, come dire, fatte con tutti i crismi. Ci vuole lo studio della casistica, ci vuole il riscontro autoptico e considerare tutti gli effetti. Perché quello che ci ha detto, ha detto lei prima, riferendo i dati della comunicazione dell'EMA, è una cosa estremamente sofisticata e particolare, perché nessuno può escludere che un soggetto che, per esempio, abbia una predisposizione genetica a una malattia trombotica, come può capitare, così come la trombosi può essere favorita da tutta un'altra serie di comportamenti, tipo il fumo, l'obesità, l'ipercolesterolemia, potremmo andare a citarne molto altre. Ma lì stiamo parlando di cose estremamente rare e particolari. Bisognerebbe poi finisco il discorso, poi andare a pesare qual è il rischio che si corre nel non effettuare la vaccinazione, perché la vaccinazione, vorrei ricordarla, in termini di letalità, l'infezione virale, l'infezione da coronavirus, in termini di letalità comporta il 3% di morte. Quindi non è che stiamo parlando di una letalità
decimale, stiamo parlando del 3%. Allora, è il cluster di pazienti predisposti, ammesso che sia così, perché nessuno lo sa, sia ben chiaro, ammesso che sia così, il cluster di i casi di trombosi legati a una predisposizione genetica è puramente un'ipotesi, sia ben chiaro, non vi è niente di certo, verosimilmente è estremamente inferiore, ma in termini di centinaia e centinaia di volte. Chiaro, dobbiamo dare l'ultima ora, la stiamo insomma vedendo, anche la Spagna ha sospeso le vaccinazioni con AstraZeneca, lo stesso in via precauzionale temporanea, si legge per 15 giorni. A questo proposito, lei ha citato giustamente dei dati, faceva riferimento alla casistica in base alla popolazione generale, dei dati che aveva già anche verificato AstraZeneca, perché AstraZeneca ha parlato poi recentemente, l'abbiamo detto all'inizio, lo ripetiamo, che su un totale di 17 milioni di soggetti vaccinati con vaccino anti-Covid AstraZeneca ci sono stati 15 eventi di trombosi venosa profonda e 22 invece eventi di embolia polmonare segnalati quindi tra coloro, ma si tratta di una quota molto bassa insomma rispetto alla popolazione generale. In tutto questo oggi abbiamo anche un'altra notizia, che in Liguria il 15% comunque degli operatori sanitari ha rifiutato il vaccino. Anche questo è un dato, secondo me, che comunque bisognerebbe insomma valutare, giusto direttore, no? Sì, assolutamente. Questo però è un problema che Palermo conosce bene. Certo. Quindi certo. Se posso dire la mia su questo, in modo che come dire, fugare ogni dubbio e perplessità anche nei confronti di anche per quanto riguarda un rappresentante sindacale. Allora, sia ben chiaro, la nostra posizione è stata netta sulla questione. Va bene. Coloro che sono in prima linea e che rifiutano di vaccinarsi, va bene, devono essere dichiarati inidonei alla mansione. Non possiamo certamente licenziarli, però non possono lavorare in prima linea, devono essere adibiti ad altra mansione. Questo è il dato, va bene. E vorrei appunto sottolineare il fatto, perché questo è mancato anche nella comunicazione del Presidente della Giunta regionale della Liguria, che non è che bisogna aspettare una legge nazionale per rendere obbligatorio il vaccino. Certo, questo è un dato evidente, considerato l'impostazione anche della nostra Costituzione. Solo una legge nazionale rende obbligatorio una cura. Ma le armi per poter limitare i danni, quindi la creazione di focolai di infezione all'interno di un ospedale, voglio dire, le aziende ce l'hanno già a disposizione, perché il medico competente può decidere l'allontanamento dal quel posto di lavoro che comporta una vicinanza con pazienti, con ovviamente gli altri colleghi, a mansioni che siano più con un lavoro che sia più isolato, per così dire, con meno contatti. Questo lo possono fare, è ammesso e non concesso. Va bene, che non vi sia un lavoro di questo genere, o che l'operatore non possa andare in smart working, per esempio, si può arrivare anche alla sospensione, alla messa a riposo obbligatoria a proprio domicilio, e magari anche con una limitazione dello stipendio. Per cui ci sono già gli strumenti. Senta, prima di congedarci e di lasciare Carlo Palermo al suo lavoro, alla sua prosecuzione di giornata, le volevo fare una domanda su questa vicenda del cortisone, si susseguono gli allarmi, purtroppo c'è quest'altra situazione che viene lanciata da alcuni suoi colleghi, leggo ad esempio Pierluigi Viale, infettivologo del Sant'Orsola di Bologna: evitate il cortisone alla prima linea di febbre, se viene dato troppo presto potrebbe facilitare la progressione del virus, mentre il cortisone va dato nella fase in cui il virus sembra già esprimersi in fase
acuta. Ovviamente queste sono certo. linee guida che i medici conoscono, dottor Palermo, non ci possono essere fraintendimenti in questo senso. Ma assolutamente no, perché insomma, innanzitutto vorrei chiarire che noi, come dire, abbiamo imparato facendo. Perché eravamo di fronte a una malattia sconosciuta, a un virus subdolo, altamente diffusivo, di cui non si sapeva niente. Però alcuni dati sono ormai chiari. E per quanto riguarda il cortisone, in prima battuta, a domicilio, non va usato assolutamente. E la malattia è classificata in stadi. E lo stadio iniziale prevede al massimo l'uso di tachipirina, di antinfiammatori, no? Alcuni preferiscono l'uso, per esempio, della nimesulide. Però, per quanto riguarda il cortisone va usato nel momento in cui vi è un grosso impegno infiammatorio, non nei primi giorni. Va bene? Quando incominciamo ad avere problematiche sulla saturazione, facciamo la saturazione, il dito, misuriamo la saturazione, quando la saturazione comincia a essere sotto il 94, il 93%, è lì che va incominciato l'uso, ma sempre ed esclusivamente dopo aver contattato l'ospedale per concordare la terapia ed eventualmente il trasferimento in ospedale o in pneumologia e malattie infettive, perché siamo di fronte. E aver eseguito anche una radiografia del torace, se non l'TAC, perché siamo di fronte a situazioni che non possono essere più controllate per così, a domicilio. Noi ringraziamo il segretario nazionale di ANAO ASSOMED, Carlo Palermo, per essere stato qui con noi. Insomma, grazie per il suo tempo, in bocca al lupo per il lavoro quotidiano. Grazie a voi per l'invito e a chi ci ascolta da casa. Grazie. Grazie mille. Direttore, insomma, si stanno susseguendo e rincorrendo le notizie comunque sull'argomento. Piano piano si sta quasi creando un cerchio europeo intorno al vaccino AstraZeneca. Beh, è normale, insomma, una volta che la decisione viene presa da un paese, poi gli altri seguono a ruota. Ovviamente non si, qui ci sono, come dire, anche problemi non solo di gestione della salute dei cittadini, anche problemi politici. Gli stati, governi non si assumono la responsabilità, no? di non bloccare le vaccinazioni quando l'hanno fatto anche gli altri. Quindi adesso a cascata c'è stata anche la decisione della Spagna poco fa, oltre a quella di Francia e Germania. Bisogna fare in fretta, le solite cose che diciamo sempre, bisogna fare in fretta, bisogna però che nella velocità si facciano le cose per bene e poi si dà una risposta definitiva, ufficiale, esatto. Una pagina, due pagine di comunicato da parte dell'EMA, da parte dell'AIFA e si ricomincia a vaccinare con AstraZeneca. Questo debbono fare, sono pagati per fare questo, sono in tanti, hanno tanti consulenti e quindi non credo che sia difficile. La notizia che si riuniscono il 18 mi ha un po' sconvolto, però evidentemente c'è bisogno di un po' di tempo per prendere i dati. Speriamo che dalla riunione del 18 venga emesso un comunicato che faccia ripartire le vaccinazioni. È stata convocata anche d'urgenza l'unità di crisi, lo ricordiamo, il Covid-19 della Regione Lazio, quindi in parallelo. Insomma, ma adesso io credo tutte le regioni avranno certo. insomma, un raccolpo. Assolutamente. Purtroppo. Direttore, noi con l'informazione ritorniamo alle 19.30, continueremo comunque a seguire la principale sì. notizia di attualità, vediamo anche come evolve naturalmente la situazione, vedendo anche gli altri paesi come stanno reagendo, seguiremo comunque le reazioni a livello politico, a livello istituzionale. Ci rivediamo alle 19.30. Ci vediamo alle 19.30 e preannuncio che questa sera alle ore 21 nel programma L'imprenditore e gli altri avremo la presenza del professor Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri, che sicuramente su questa vicenda, essendo una delle massime autorità competenti proprio in tema di farmacologia, ci darà qualche risposta interessante. Assolutamente, la ringrazio direttore, a dopo. Grazie a voi, grazie a voi. Per il momento è tutto, vi lasciamo alla programmazione di Cusano Italia TV, mi raccomando restate con noi 264, ci rivediamo alle 19.30 con l'informazione.